Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo subito i titoli di oggi. Lavoratori sei in presidio sotto gli uffici dell'aeroporto di Linate. La mobilitazione è stata promossa in concomitanza con lo sciopero di 4 ore, proclamato dalle sigle confederali. Riciclavano denaro all'estero, lo reinvestivano acquistando case in Italia. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 25 milioni di euro a 2 società immobiliari. Le parole del sindaco di Milano Beppe Sala non placano le acque a Palazzo Marino. L'opposizione di centrodestra torna all'attacco. Adesso serve un cambio di passo nella sicurezza. Problemi con i tamponi, mancanza di assistenza domiciliare sono solo alcune delle criticità di questa ondata denunciate dal PD che attacca Regione. Una gestione inefficiente. Il comune di Corsico non può, per vincoli normativi, assumere nuovo personale al nido. Per questo motivo, ha spiegato il sindaco ai genitori, l'esternalizzazione è l'unica strada. In apertura di questa edizione, l'avete sentito anche dalle nostre anticipazioni, le tematiche del lavoro con la protesta di oggi dei lavoratori SEA all'aeroporto di Linate, ma anche di Malpensa, un presidio in concomitanza con lo sciopero di 4 ore indetto dalle sigle sindacali. Vediamo le immagini. Le scelte di questa dirigenza che vuole vendere i lavoratori di SEA non sono in vendita. Se loro vogliono vendere i lavoratori, allora noi vogliamo che loro se ne vadano, perché vuol dire che non sono capaci, non sono capaci, se ne devono andare. Sono scesi in piazza, precisamente sotto la palazzina degli uffici SEA di Linate, i lavoratori di SEA e i sindacati per scioperare contro lo smembramento dell'azienda e l'esternalizzazione dell'ICT da parte di SEA S.p.A. e dal suo maggiore azionista, il Comune di Milano. Sindacati e lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia per 4 ore, dalle 12 alle 16. La protesta è stata proclamata da Orsucub Trasporti, Filt CGL, Fit CISL, UIL Trasporti e UGL Trasporti Aereo. I sindacati in una nota comunicano la loro volontà di scioperare anche contro la logica di espulsione di tutte le attività non considerate di core business dagli aeroporti, con l'unico obiettivo della compressione dei costi a discapito della qualità dell'occupazione, dei valori identitari e dei diritti dei lavoratori, che andrebbero a peggiorare con questa operazione di svendita. Oggi siamo qui in presidio con i lavoratori di SEA in sciopero perché l'azienda ha deciso in modo unilaterale di fare una cessione di ramo d'azienda per il reparto ICT, che è il reparto informatico, Information Communication Technology, cosa assolutamente inaccettabile per noi, perché le esternalizzazioni sono sinonimo di dismissione totale di attività, anche solo parzialmente di attività. Se a questo percorso l'ha intrapreso già qualche anno fa, però è per la prima volta in assoluto in 60 anni di storia di SEA che l'azienda, oltretutto va sottolineato partecipata del comune che è socio di maggioranza del comune di Milano, ha deciso di fare una cessione di ramo, il che vuol dire espellere definitivamente anche i lavoratori dal perimetro aziendale. Noi chiediamo a SEA di tornare indietro su questa decisione. Nella storia di SEA non è mai accaduto una cessione di ramo d'azienda. Siamo fortemente preoccupati per questi 60 lavoratori, perché questi 60 lavoratori vengono messi in questo contenitore che è un SRL. Staranno dentro fino a ottobre, perché ci sarà una gara pubblica e non conosciamo il futuro di queste persone, quale sarà, proprio perché non conosciamo alla fine chi le acquisirà. Ma la nostra vera richiesta è quella di non cedere attività all'esterno, perché gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa hanno sempre funzionato in maniera egregia, hanno dato degli ottimi risultati avendo all'interno le proprie attività. Sei una società sana? Adesso, a parte l'11 settembre, il Covid, è una società che produce utili, quindi non si capisce perché, dopo aver già concordato 550 prepensionamenti, adesso vogliono espellere dalla SEA 60 lavoratori, tra l'altro tutti ultra cinquantenni, quindi ancora più pericoloso per i lavoratori. Cedere pezzi di società non aiuta, perché vuol dire cedere a società esterne che non hanno interesse a che SEA vada avanti bene, ma risolvere solo i problemi contingenti e non quelli strutturali. Rimetterci sono sempre i lavoratori, perché non conoscono qual è il loro futuro.
Poi soprattutto in questo periodo di Covid, dove già la situazione è particolare, il singolo non avrebbe neanche la scelta di potersi guardare all'esterno del mercato, perché l'esterno del mercato offre pochissimo in questo momento. Cambiamo argomento. Nelle scorse ore vi abbiamo fatto sentire le parole del sindaco di Milano Sala in consiglio comunale, intervenuto sul delicato tema sicurezza. Sono arrivate delle rassicurazioni per degli interventi a stretto giro di posta, ma l'opposizione di centrodestra continua a incalzare. Adesso serve un cambio di passo. Le parole del sindaco Beppe Sala sul tema della sicurezza non placano le acque in casa del comune. Le opposizioni di centrodestra, infatti, non intendono permettere che il discorso del primo cittadino spenga le braci della polemica dopo i tragici eventi delle ultime settimane. I gravi episodi di questi ultimi tempi sono situazioni gravissime, sono solo la punta dell'iceberg di quello che sta succedendo in questo momento in città, una città assolutamente fuori controllo dal punto di vista della sicurezza. Occorre voltare pagina. Voglio ricordare che l'assessore alla sicurezza è in quota al PD, così come il presidente della commissione di sicurezza. Quindi la sinistra sicuramente deve fare mea culpa e, dopo 11 anni che governa questa città, deve ammettere che ha fallito sulle politiche per la sicurezza. Sala si è dimenticato di dire che purtroppo Milano è in cima alla classifica dell'insicurezza come città, addirittura in tutta Europa, da anni, non negli ultimi 2 anni, da quando è scoppiata la pandemia. Poi come Lega abbiamo sempre denunciato un problema sicurezza, soprattutto sui mezzi pubblici, la sera, nei luoghi della movida. Evidentemente si è svegliato soltanto ora e quindi per noi questo non è abbastanza. Non abbiamo sentito ancora un passo indietro da parte dell'assessore Granelli, che è vero che si è insediato soltanto 3 mesi fa, ma ha già svolto il ruolo di assessore alla sicurezza durante il mandato di Pisapia soltanto qualche anno fa, quindi non gli si può dare neanche la scusante di essere nuovo del mestiere. Ma tra le fila dell'opposizione c'è anche chi è riuscito a convincere la maggioranza a convergere su un documento votato all'unanimità dall'Aula nella stessa serata di lunedì. Si chiede di richiamare quegli agenti in pensione per ricoprire quei ruoli, quegli incarichi d'ufficio che possono appunto essere svolte da queste persone che hanno anche maturato esperienza nella loro carriera. Tutto questo deve essere seguito anche da una politica che riconosce il lavoro e spesso anche il sacrificio dei nostri uomini, delle nostre forze dell'ordine, e quindi l'introduzione di un premio di produttività, di un riconoscimento anche economico, soprattutto per quelle pattuglie appunto che, presidiando il territorio e prevenendo certi reati, fanno abbassare il tasso di criminalità in certe zone, facendo percepire ai cittadini un certo grado ritrovato di sicurezza. Polemica politica anche a livello di Regione Lombardia, con il Partito Democratico che ha attaccato la Giunta per la gestione di questa quarta ondata di contagi, una gestione inefficiente. La quarta ondata in Lombardia, dovuta alla rapida crescita dei contagi a causa della variante Omicron, oltre ad impattare sulle strutture ospedaliere sempre più al limite, provoca anche molteplici criticità per i cittadini che quotidianamente sono costretti a fare i conti con le file per i tamponi, l'impossibilità di trovare slot prenotabili, i costi dei test troppo alti e la mancanza di assistenza domiciliare, tutte problematiche che il Partito Democratico regionale ritiene che siano responsabilità di una gestione inefficiente da parte della regione della quarta ondata pandemica. Per questo motivo il PD Lombardo ha presentato in consiglio regionale una mozione che impegna la giunta a risolvere queste criticità. Siamo ancora nel pieno della quarta ondata della pandemia, ma troppe cose ancora in Lombardia non funzionano, a partire dalla difficoltà a trovare dei tamponi per poter certificare le quarantene, ma soprattutto uscire dalle quarantene. Abbiamo presentato come PD una mozione per chiedere che ci sia un maggiore impegno pubblico sui tamponi, così che vengano garantiti in tempi certi per quanto riguarda appunto coloro che ne hanno assoluto bisogno.
E poi maggiore impegno sulle scuole. È vero, c'è stato un accordo con i pediatri che volontariamente possono mettersi a disposizione delle scuole, ma noi come PD chiediamo invece un presidio stabile e continuo sulle scuole per poter davvero monitorare quello che sta accadendo e venire incontro alle esigenze delle famiglie. La risposta della maggioranza però non tarda ad arrivare. Per la Lega infatti la mozione del PD è solo l'ennesimo attacco strumentale alla Giunta. Regione Lombardia ha dimostrato per l'ennesima volta una grande competenza, una grande efficacia, lo abbiamo visto nei numeri, oggi facciamo tanti tamponi quanti nel massimo livello di crisi di emergenza pandemica in Italia. Sulle vaccinazioni, anche qui regione migliore a livello europeo, e anche adesso siamo tornati a vaccinare, fortunatamente tanti lombardi stanno aderendo alla campagna vaccinale. Ecco, quindi cerchiamo di mettere alle parole i fatti e rispondere con fatti concreti. L'impegno verso la salute lo abbiamo dimostrato anche recentemente approvando, prima regione in Italia, la legge di potenziamento della sanità territoriale che stanzia 2 miliardi di euro raddoppiando i fondi del PNRR. Diversi temi trattati oggi in Consiglio regionale, prima però andiamo a vedere i dati aggiornati su vaccinazione e contagi, iniziando dalle dosi somministrate sempre nella giornata di ieri, oltre 100.000 a livello lombardo. L'attenzione di questa settimana evidentemente riguarda i contagi, dati sempre alti, quelli dei nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, vedete come però la provincia di Milano sia al di sotto della media lombarda, si stia avvicinando a quella nazionale. Dicevamo, in Consiglio regionale si è affrontato un altro tema di questa emergenza, la carenza dei medici di base, anche in questo caso è il Movimento 5 Stelle andare all'attacco della maggioranza. Sentiamo. Il tema della carenza dei medici di base sul territorio lombardo torna ad essere discusso in aula del Consiglio regionale durante il momento delle interrogazioni ai membri della Giunta. Il consigliere 5 Stelle Marco Fumagalli ha infatti chiesto alla vicepresidente e assessora al welfare Letizia Moratti di rendere conto del problema della mancanza dei medici di famiglia sul territorio. Abbiamo chiesto all'assessore Moratti di mettere a disposizione dei medici di medicina generale, del personale amministrativo, affinché possa svolgere tutte quelle attività di tipo burocratico che in questo momento coinvolgono i medici di base. I medici di base è necessario che curino i pazienti e non continuino a fare attività invece che possono essere svolte da altri come assistenti amministrativi. E ora che la Regione Lombardia capisca questa emergenza della carenza dei medici di base, metta mano al portafoglio e aiuti i medici di base a dare un servizio di qualità ai nostri cittadini lombardi. Nella risposta in aula la vicepresidente ha però voluto sottolineare che la Regione è impegnata nel trovare soluzioni concrete al problema, elencando i diversi provvedimenti già attuati, come l'incremento del massimale degli assistiti da parte dei medici di medicina generale in servizio che ne fanno richiesta e la proposta di rimodulare e incrementare gli accessi alla facoltà di medicina. Un problema, quello della carenza dei medici di medicina generale, che riguarda diverse realtà a livello locale, un problema affrontato con successo da Corbetta. Vediamo come. La carenza dei medici di base è un problema che affligge ormai tutti i comuni della provincia di Milano, tanto che le amministrazioni comunali tentano in ogni maniera di favorire l'insediamento di nuovi dottori nelle loro città. A Corbetta si ha la situazione peculiare per cui il comune è però riuscito a rispondere a questa contingenza, tanto che alcuni dottori sono ancora liberi per nuovi pazienti e i loro spesso hanno a che fare con cittadini provenienti da comuni limitrofi, dove invece è più difficile trovare un medico di base con posti disponibili. Ecco, diciamo che sappiamo che la medicina territoriale è sempre più importante e l'abbiamo vista la sua importanza durante questa pandemia, la stiamo ancora vedendo. Ecco, Corbetta, abbiamo ancora degli spazi liberi che il comune dà ai medici di base, ai medici di medicina generale, per agevolarli nella loro presenza sul territorio. Abbiamo dei locali liberi che tramite bando stiamo per assegnare, per cui i medici che hanno necessità di avere dei locali dove svolgere la loro professione di medico di medicina generale, a Corbetta trovano dei locali già pronti e attuati. Questa è un'iniziativa dell'amministrazione comunale che facciamo già da tempo per cercare di mettere nelle condizioni i medici, i sanitari, i professionisti che devono svolgere la loro professione utile come servizio sociale anche per i cittadini, di svolgere il loro compito nel modo più semplice e più veloce possibile.
Chiudiamo la pagina riguardante i temi sanitari, passiamo alla cronaca con un blitz, un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano contro il riciclaggio di denaro. Sono stati sequestrati 25 milioni di euro. Ammonta 25 milioni di euro l'entità del sequestro preventivo effettuato dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di due società immobiliari sotto indagine per bancarotta fraudolenta, riciclaggio e frode fiscale. Secondo le Fiamme Gialle sarebbero colpevoli di aver ripulito proventi illeciti derivanti da evasione dell'IVA e creazione di fittizi crediti d'imposta attraverso società di comodo sparse tra Principato di Monaco, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Turchia, Francia e Germania. I soldi erano poi reinvestiti nell'acquisto di beni immobiliari e nuovi asset mobiliari propri in Italia. Contestualmente alla misura cautelare patrimoniale sono stati notificati 38 avvisi di conclusione delle indagini per i reati di associazione per delinquere di carattere transnazionale, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e valori, usura, riciclaggio, autoriciclaggio, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare, il sistema fraudolento riscontrato dall'indagine era incentrato nel sistematico drenaggio di risorse finanziarie e di immobili da società operanti in diversi settori economici, valori che venivano fatti confluire in nuove entità societarie che in tal modo potevano proporsi pulite sul mercato. Inoltre vi era uno svuotamento dei conti correnti societari a seguito della strumentale creazione di fittizi crediti d'imposta mediante la commissione di plurime frodi IVA, soprattutto nel settore della commercializzazione di pneumatici. Ancora la cronaca ci porta a Rozzano per un'altra operazione condotta in questo caso dalla polizia locale dopo la rissa dei giorni scorsi con due ragazzi rimasti accoltellati, uno in gravissime condizioni. Vediamo gli ultimi aggiornamenti. È stato pubblicato sul canale Telegram della celebre pagina Welcome to Favelas il video della rissa sfociata nell'accoltellamento di due ragazzi domenica 17 gennaio a Rozzano. Due fratelli accoltellati in strada, uno lotta tra la vita e la morte, e così la polizia locale ha messo in campo un vero e proprio blitz sul luogo del delitto in via Mimosa. Quello che è in corso in città in questi giorni è una decisa strategia di contrasto ai fenomeni della criminalità comune, dicono dall'amministrazione. Il nostro impegno per combattere questi ripetuti e diffusi episodi di delinquenza per mano di malviventi e bande di piccole criminali è forte e deciso, dichiara il sindaco Gianni Ferretti. Ieri ho scritto al prefetto di Milano per informarlo della situazione che stiamo fronteggiando come comune e per attivare azioni congiunte di prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio e malavita sul nostro territorio. 15 agenti della polizia locale sono così scesi in campo e hanno messo a setaccio il centro della città, zona nota da tempo alle forze dell'ordine come luogo di spaccio alla luce del sole. L'intervento ha portato all'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio di un uomo di 36 anni italiano pluripregiudicato risultato in possesso di 14 dosi di cocaina, alla denuncia a piede libero di tre uomini di origine marocchina per cambio destinazione di un esercizio commerciale di via Mimose destinato a macelleria ma utilizzato come base per la notte. Torniamo ai temi della politica. A Milano in primo piano non solo l'allarme sicurezza ma anche il futuro di San Siro, e sul dibattito pubblico richiesto da più parti a decidere potrebbe essere Regione Lombardia. Ricostruiamo gli ultimi avvenimenti. Alla fine a decidere sul destino di San Siro potrebbe essere Regione Lombardia. L'inaspettata piega degli eventi nella vicenda sul nuovo stadio arriva in fondo a una lettera con cui il Comune di Milano ha chiesto ai club di integrare il piano di fattibilità per gli indici volumetrici e le stime del nuovo conto economico, dopo che dagli ultimi rendering pubblicati sono sparite torri, alberghi e lo stesso San Siro. Una richiesta che sta nell'ordine delle cose. Ciò che invece esula da questo perimetro è la chiusa finale, in cui Palazzo Marino si riserva di valutare l'eventuale richiesta alla Regione di derogare all'applicazione del dibattito pubblico sul nuovo stadio. La possibilità di evitare il dibattito pubblico è infatti garantita da una circolare del Ministero delle Infrastrutture emessa in tempo di pandemia, che lo rende facoltativo fino al 31 dicembre del 2023. Coinvolgere o meno la cittadinanza dunque potrebbe dipendere dall'unica istituzione che non è seduta al tavolo delle trattative.
aspettative e chi si oppone al progetto di Inter e Milan non nasconde la propria delusione. Altro che delusione, il mio comune non lo so cosa più cosa abbia in testa. Prima non voleva il dibattito pubblico perché erano i 300 milioni. Poi non voleva perché doveva chiedere il parere al Ministero. Il Ministero ha detto sì, devi farlo, però adesso salta fuori la deroga per il Covid. Ragazzi, ma voi pensate, forse i telespettatori non lo sanno, ma il Consiglio Comunale viene fatto online, cioè non in presenza. E non si può fare il dibattito pubblico online. Mi sembrano veramente delle scuse... Che altro che amareggiare, non le capisco. Il comune ha dunque un'arma in più nel suo arsenale per tirare dritto sul progetto dei club, ma se Palazzo Marino decidesse di sfoderarla, l'ultima parola spetterebbe a Regione Lombardia. Il comune, che dovrebbe essere la culla della democrazia, della partecipazione, la trasparenza, fa appello alla regione, farebbe, io spero che non lo faccia mai, appello alla regione per non fare il dibattito pubblico. Io penso che siamo su Plutone. E a proposito di Regione Lombardia, centrale nel dibattito di queste ore non solo i temi della sanità, come abbiamo visto nel corso dell'ultima seduta, ma anche i problemi relativi ai trasporti. Il PD è tornato ad incalzare anche l'assessore Terzi. Dopo la lettera con cui 24 comitati e associazioni di pendolari hanno lamentato disagi crescenti sul servizio ferroviario regionale gestito da Trenord, chiedendo le dimissioni dell'assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi, il consigliere PD Pietro Bussolati, durante il question time, ha interrogato l'assessore per conoscere le ragioni di una così significativa rimodulazione del servizio svolto da Trenord in conseguenza dell'evoluzione della pandemia da Covid-19. Il raffronto anche con il servizio svolto nel medesimo contesto da Trenitalia e dalle società di trasporto pubblico locale operanti in Lombardia e quali azioni siano state intraprese da parte di Regione Lombardia al fine di garantire la sicurezza a bordo dei treni e presso le stazioni ferroviarie lombarde a tutela degli utenti e dei lavoratori del servizio ferroviario regionale, specialmente nelle ore serali. Oggi in aula chiediamo conto del perché durante le vacanze natalizie la società di Regione Lombardia Trenord abbia cancellato oltre il 25% delle corse al giorno per i pendolari e per i clienti del trasporto ferroviario. Trenord è una società che non funziona, nata nel 2011 per volontà di presidente allora Formigoni, mantenuta con la stessa governance fino ad oggi, dove c'è una scarsità di investimenti e una grande difficoltà a procedere nella direzione giusta, quella di offrire servizi sicuri, puliti e efficienti ai pendolari lombardi. Ha degli standard di servizio più bassi rispetto all'ATAC di Roma, famosa certamente non per essere un'impresa efficiente, e proprio ieri 25 comitati di pendolari, tutti i comitati di pendolari della Lombardia, hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'assessora Terzi, competente e responsabile di ciò che fa Trenord. Trenord è il grande fallimento della Lega e del centrodestra in Lombardia ed è uno degli elementi che deve cambiare per una rivoluzione sostenibile e per offrire ai lombardi un servizio di cui hanno bisogno. Restiamo sul tema trasporti perché non mancano le buone notizie dal fronte ATM. Le perdite del 2021 sono dimezzate rispetto alle previsioni, adesso si punta al pareggio di bilancio. Luci e ombre è quello che emerge dalla relazione del direttore generale di ATM, Arrigo Giana, ascoltato in commissione consigliare trasporti martedì pomeriggio. Sul fronte del bilancio la notizia principale è buona, anche se solo a metà. Anche il 2021 infatti si chiuderà con delle perdite, ma queste saranno circa la metà di quanto preventivato, 20 milioni anziché 40. L'obiettivo resta dunque quello di ritrovare il pareggio di bilancio nel corso del 2022, ma per riuscirci servirà non fare totale affidamento sui passeggeri dei mezzi, perché gli effetti della pandemia, secondo Giana, si protrarranno su un orizzonte che guarda a 5 anni da oggi e in questo periodo di tempo ATM prevede di non recuperare i flussi di viaggiatori che aveva prima della pandemia. Per sopperire alle perdite derivanti da un minor numero di biglietti dunque si deve guardare altrove, al miglioramento dell'efficienza operativa grazie alle nuove tecnologie e al ricorso al lavoro agile, ma anche all'espansione dell'offerta di servizi in Italia e all'estero. Per questo
la concentrazione è massima sulle possibili gare che potrebbero essere bandite tra Europa e Medio Oriente. Le nuove iniziative, secondo le stime dell'azienda di Foro Bonaparte, dovrebbero produrre circa 216 milioni di euro di ricavi aggiuntivi al 2025. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Corsico, dove invece il sindaco è intervenuto rispondendo ai genitori sul tema delicato dell'esternalizzazione del servizio degli asili. Il comune di Corsico non può assumere nuovo personale, il nido Giorgella ha già 6 educatrici assunte a tempo determinato. Così inizia l'intervento del sindaco Stefano Ventura, che ha deciso l'affidamento del servizio a un operatore esterno qualificato, come già avviene in molti comuni. Questo consentirà l'aumento dei posti nido sul territorio e la riapertura del nido Monti. Una spiegazione che il sindaco di Corsico Stefano Ventura ha dato a circa 50 genitori intervenuti a un incontro online per spiegare l'orientamento assunto dalla Giunta. È importante comprendere che i servizi di asilo nido sono servizi ad alta complessità e ormai in quasi tutti i comuni sono gestiti da un operatore esterno che ha le risorse e la flessibilità per gestire al meglio il servizio garantendo la qualità. Da quando è stato chiuso il nido Monti, il nido centrale di Corsico, le famiglie ci chiedono di aprire nuovi servizi e aumentare il numero di posti nido. E hanno ragione, perché l'offerta di Corsico riguardo a questo servizio è estremamente bassa rispetto a quello che avviene nei comuni limitrofi. Per andare incontro a questa esigenza delle famiglie, abbiamo quindi deciso di riaprire il nido Monti affidandolo a un operatore esterno. In questo processo affideremo a un operatore esterno anche la gestione del nido Giorgella. Questo per una questione di gestione del personale che attualmente le regole nazionali non ci consentono di assumere. Nido Giorgella purtroppo ha già 6 educatrici che sono a contratto a tempo determinato e questo non ci consente di dare stabilità al servizio. Affidando invece ad un operatore esterno riusciremo a stabilizzare il servizio, a garantire un numero più elevato di posti nido, circa il doppio. Il comune manterrà il controllo delle tariffe, che quindi in nessun modo verranno alzate, e dall'altro punto di vista ci sarà un attento controllo della qualità del servizio erogato dall'operatore esterno. In chiusura vi ricordo gli appuntamenti di prima serata, a cominciare da Milano Capitale, il nostro magazine sulla città di Milano, a seguire Terre Lombarde, il programma di agricoltura con il direttore Stefano Calvi, e poi in chiusura Navigli con tutte le notizie da Biatense e Magentino.